La sezione del PlayStation Store dedicata alla realtà virtuale continua a rimpinzarsi di nuovi titoli su base mensile. Oggi tocca a Fated the Silent Hoth, gioco che aspettavamo al lancio della periferica, ma che purtroppo è stato rinviato per motivi legati probabilmente all'ottimizzazione. Non fate troppo affidamento alla fantasia, perché il prodotto dei canadesi Frima Studio non è altro che l'ennesimo film interattivo, in cui però non mancano dei punti di forza. Allora, ambientato nell'affascinante epoca dei vichinghi, Fated vi mette nei panni di un giovane marito di famiglia, privo di voce a causa di un patto stretto in punto di morte con una divinità. Di cosa se ne faccia una dea di una voce maschile è un mistero e a noi francamente non interessa, ma l'espediente serve ovviamente ad aumentare il grado di immersione del giocatore, aiutato dall'assenza totale di interfaccia, anche dei semplici sottotitoli di cui semplicemente non c'è traccia. Il protagonista si risveglia a bordo di un carretto, scosso da una guerra che ha decimato il suo villaggio. Lo scopo è quello di mettersi in viaggio con i pochi sopravvissuti, per poi allontanarsi il più possibile dal luogo del delitto, cercando riparo in punti strategici non avari di selvaggina. Il modo col quale potrete interagire durante i discorsi dei personaggi ha del geniale. Proprio perché impossibilitati nel parlare, potrete solamente annuire o scuotere la testa per rispondere alle varie domande che vi verranno fatte. Peccato che questo metodo, innovativo per certi versi, sia stato utilizzato in maniera molto superficiale, su questioni banali e spesso retoriche, che hanno risposte quasi sempre unilaterali e che non hanno nessuna ripercussione all'interno del gioco. Per quanto riguarda il gameplay vero e proprio, questo si snoda essenzialmente su quattro filoni. Movimenti liberi a piedi utilizzando i due analogici, uno per lo spostamento e l'altro per regolare la visuale, una sessione a bordo di una carrozza, un paio di enigmi e alcune fasi tra pericoli ambientali. Gran parte di queste attività sono di una semplicità disarmante, tanto che si ha la netta impressione che non si possa sbagliare quasi mai. Il tutto viene gestito dal controller, il quale non ci permette di effettuare azioni particolarmente immersive, anche perché questo compito è affidato alla prospettiva. Ad esempio, abbiamo apprezzato la fase nella quale bisognerà evitare le trappole mentre si è appiattiti contro il muro e il dover calcolare il tempo tra un'arcata e l'altra con il visore sulla testa risulta essere molto stimolante. In ogni caso capiremmo l'esigenza di non voler appesantire la narrazione, di far scorrere gli eventi senza intoppi e ripetizioni della stessa fase, se non fosse che è proprio la storia ad essere inconcludente e insoddisfacente. Non solo l'avventura può essere terminata in poco più di un'ora, ma il tutto si conclude con un finale davvero raffazzonato e che risolve poco o nulla dei misteri messi sul piatto. La voglia di inserire un colpo di scena tanto per cercare disperatamente di emozionare il giocatore non c'è parsa una scelta leale nei suoi confronti. Tuttavia c'è da ammettere che Fated scorre che è un piacere, perché dopo un po' di minuti si diventa parte del suo mondo. Lo stile grafico, tra l'altro, pare un prodotto di una notte brava tra Skyrim e World of Warcraft, con modelli tridimensionali coloratissimi e che sembrano essere usciti da un cartone animato. Durante la nostra prova avvenuta su PlayStation 4 Pro, abbiamo avvertito dei piccoli segni neri, delle mancanze sui fondali, come se non fossero stati rifiniti, in particolare nella prima parte in campo aperto, ma niente di così eclatante. Gli si potrebbe rimproverare la qualità altalenante delle animazioni, dato che i personaggi non sempre risultano convincenti, sia nei movimenti che nelle espressioni facciali. Eppure la grafica talvolta riesce persino ad impressionare, con scene ben coreografate e visivamente realizzate a regola d'arte. Purtroppo è nel lato sonoro che il titolo di Frima pecca, soprattutto nel doppiaggio in inglese. Perché se è vero che le voci sono azzeccate, sembra come se gli attori non fossero convinti nel corso di alcune battute. Insomma, in definitiva, Fated ha del potenziale, è innegabile, e affrontarlo diverte e incuriosisce. L'intrattenimento però si esaurisce troppo in fretta e lascia spazio ad una sensazione di delusione cocente. Fa credere al giocatore di nascondere misteri inenarrabili e per un momento potreste anche crederci. Ma proprio quando inizia a spiccare il volo, la storia si chiude. Così, boom, finito. E vi renderete conto di aver giocato all'ennesima dimostrazione tecnica delle capacità della realtà virtuale. È un peccato perché i momenti in grado di stupirvi ci sono, ma siete disposti a spendere 10 euro per un'avventura lineare della durata di circa un'ora? Se la risposta è sì, ridimensionate le aspettative e buttatevi a capofitto. E qui è tutto per questa video recensione. Se vi è piaciuta, non dimenticatevi di lasciare un mi piace e un commento per supportare il nostro lavoro. Un saluto da Giorgio Palmieri per smartworld.it e noi ci risentiamo nel prossimo video.